Ecco, oggi di nuovo per questo nuovo settore che ho aperto, riservato evidentemente per tutti, ma riservato in modo particolare per chi frequenta la facoltà di teologia, per chi è seminarista o per chi è interessato alla messa tridentina o anche solo per studi personali. Vediamo di tradurre Veni Sancte Spiritus, è un'invocazione alla terza persona della Trinità. Voi sapete che è la Trinità. Nei concili del IV secolo viene definita come dogma e qui c'è un'invocazione diretta appunto allo Spirito Santo, Spirito di Dio. Lo troviamo nel Vangelo quando Cristo dice: io me ne vado, ma non vi lascio orfani, vi invio lo Spirito Consolatore che vi ricorderà tutto quello che vi ho insegnato e vi spiegherà cose nuove. Allora, non è difficile, però ci può servire anche come esercitazione, perché abbiamo diversi vocaboli e attraverso questi vocaboli possiamo anche conoscere un pochettino più da vicino la grammatica latina. Veni Sancte Spiritus et emitte Celitus Lucis Tue Radium. Veni è un imperativo, Sancte Spiritus è un complemento di vocazione. Vedete che Sanctus, che è un aggettivo della prima classe, declinato al nominativo, declinato al vocativo maschile, fa uscita e. Come mai Spiritus non fa uscita in e? Perché non è della seconda declinazione. Spiritus è della quarta declinazione e quindi nella quarta declinazione il nominativo uguale al vocativo e fa us. Vieni, o Spirito Santo, e emitte, mitto e, cioè mandare giù, celitus, dai cieli. Celitus è un avverbio. Che cosa? Radium lucis tue. Ricordiamoci sempre di trovare il complemento oggetto dopo emitte, quindi bisogna trovare un accusativo, un raggio della tua luce. Poi qui abbiamo delle lunghe anafore, veni, 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 e poi sempre qui abbiamo degli imperativi, vedete che abbiamo un parallelismo, dei vocativi, tutti i complementi di vocazione, non sono dei nominativi questi, sono dei vocativi, vocazione, con dei genitivi che vengono dopo. Vieni, o padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Di nuovo un vocativo, perché questo vocativo noi lo individuiamo subito quando in aggettivi della prima classe oppure nei nomi della seconda declinazione troviamo una E. Quindi questo è un aggettivo della prima classe declinato al vocativo al maschile. Quindi abbiamo una E, consolatore ottimo. Considerate che questo è un superlativo assoluto, irregolare, irregolare in italiano, irregolare in latino. In latino fa bonus, medior, optimus, no? Come in italiano, buono, migliore, ottimo. Ospite, dolce dell'anima, dulcis dulce è un aggettivo della seconda classe e quindi fa is al nominativo e al vocativo e deve concordare con ospite. Dolce refrigerio. Perché dulce? Perché refrigerium è un neutro, quindi neutro a nominativo e vocativo uguale, fa e dulcis dulce, aggettivo della seconda classe, al neutro fa e. In labore requies, in estu temperies, in flettu solacium. Nella fatica, c'è un es sottinteso, sei, riposo. Nell'arsura, estu, della quarta declinazione, sei, refrigerio. Nel pianto, di nuovo quarta declinazione, solacium, sei, la consolazione. O lux beatissima, rempli cordis intima tuorum fidelium. O luce beatissima, di nuovo ci troviamo nel complemento di vocazione, in questo caso il complemento di vocazione in latino è introdotto da una O. Il complemento di vocazione in latino, come in italiano, può avere la O e può non averla. Di nuovo un imperativo, riempi, che cosa? Intima non c'è sul vocabolario, bisogna andare a cercare sotto intimus, intima, intimo, un aggettivo della prima classe, e c'è un sostantivo, c'è cioè intimum, intimi, che vuol dire la parte interiore, la parte più intima. Quindi riempi le intimità del cuore, no? Dei tuoi fedeli, tuorum fidelium. Sine tuo numine, nihil est in nomine, nihil est in oxium. Vedete, ripete, questi inni, sapete che gli inni nascono da Ambrogio, da Sant'Ambrogio,
E gli inni hanno anche una facilità di una certa orecchiabilità, perché dovrebbero essere cantati. Quindi questa orecchiabilità è caratterizzata anche da frequenti anafore e oltretutto in o frequenti parallelismi. Vedete, nil est in, nil est in. Allora, senza la tua forza, numen numinis, nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Anche qui vedete i parallelismi, lava quod est, riga quod est, sana quod est. Quod è un relativo che ha sottinteso hoc, hoc quod, ciò che, lava ciò che è sordido, irriga ciò che è arido, sana ciò che è malato. Notate tutte queste perché devono concordare con quod che è neutro. E continua nella stessa forma, flecte quod est, quod est, quod est. Tutti sono imperativi questi, piega ciò che è rigido, riscalda ciò che è freddo, reggi, reggi ciò che è deviato. Ancora qui imperativo, da tuis fidelibus in te confidentibus satum septenario. Da a chi? Ai tuoi fedeli, poi a fidelibus si concorda confidentibus. Confidentibus è un participio presente che noi traduciamo con una proposizione relativa. Da ai tuoi fedeli che confidano in te il sacro settenario. Settenario sono i sette doni dello Spirito Santo. E poi si conclude in questo modo: da virtutis meritum, da salutis exitum, da perenne gaudium. Mi raccomando, da di nuovo, anafora, con stesso procedimento parallelo, complementi oggetti, meritum, exitum, gaudium, e poi tre complementi, ah no, due complementi di specificazione, perché qui invece abbiamo un aggettivo. Allora, da il merito della virtù. Oggi non si vuole più sentire parlare di meriti, invece i meriti ci sono. I meriti ci sono evidentemente non per la bontà dell'uomo attraverso l'intercessione di Cristo, ma noi abbiamo un merito nel momento in cui facciamo la sua volontà e cerchiamo di seguire i suoi comandamenti. Da salutis exitum, da l'esito della salvezza e da la gioia perenne. Vedete che perennis perenne è un aggettivo della seconda classe, termina in e, perché deve concordare con un neutro. E il neutro sappiamo che nominativo, accusativo, vocativo esce sempre, almeno nella seconda declinazione, in um. Deve concordare con gaudium, quindi perenne gaudium.